Buonasera a tutti, amici e amiche, buone vacanze, godetevi le vacanze perché durano poco, chi ha la fortuna di essere in vacanza, godetevele, divertitevi e che vi succedano solo cose belle, niente di più e niente di meno, divertitevi che le vacanze vengano una volta sola all'anno, Poi con i caldi, 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 e che cazzo, se non devi fare caldo ad agosto non me devi fare caldo, a dicembre, dai. Godetevi le vacanze e buone vacanze a tutti. Noi per il momento stiamo a Prato, vediamo se tra qualche giorno ci leviamo dalle scatole, se no è lo stesso, non ho questa bramosia, l'importante è rilassarsi. In secondo luogo volevo affrontare un attimo con voi tutto questo, chiamiamolo macello, che Salvini avrebbe disinnescato, avrebbe staccato la spina a questo governo. Perché il movimento diceva sempre no e diceva sempre no, non si può governare coi no, non si può governare coi sì. A parte che sono tutte cazzate, l'unico no del Movimento 5 Stelle nei confronti di questo cazzaro, è stato quello sul TAV, ovviamente. C'era anche nel contratto di governo ridiscutere interamente l'opera con i paesi, tra virgolette, che sono interessati. Quindi, quando Salvini ha detto si fa, si fa, si fa, i 5 Stelle gli hanno detto no, ma non per dire no, per dire ricordati che c'è un contratto di governo che hai firmato anche te, che diceva un'altra cosa. Allora, forse non ci siamo capiti. In questo paese, ma la gente se ne scorda, a me scappa a ridere. In questo paese c'è la mafia, c'è Cosa Nostra, a voi sembrano cazzate, sembra. Come posso dire? Sì, c'è, ma è un piccolo effetto collaterale. No! Cosa Nostra influenza la vita politica dalla notte dei tempi. E fino a che non la si combatte, ma non combattere per combatterla, combatterla per sconfiggerla. Non è un qualcosa di utopico, di incredibile, di. Si potrebbe fare, solo che ci vuole un governo che abbia il coraggio di farlo. E ricordatevi bene che Cosa Nostra o la si combatte o la si asseconda. Secondo voi la Lega quale delle due opzioni ha scelto per staccare la spina a questo governo? Come ho già scritto in un post, si vede che doveva tutelare interessi che venivano ancora prima degli italiani. Il buon Armando Siri, che è stato indagato pesantemente per corruzione insieme a uomini di Cosa Nostra, è stato difeso a spada tratta per più di 2 mesi, se vi ricordate, alla vigilia delle elezioni europee, dal ministro dell'Interno. Un ministro dell'Interno che difende un indagato per corruzione a spada tratta non si era mai visto, proprio così pubblicamente, almeno nella prima Repubblica. Poi con l'avvento di Berlusconi nella seconda, è diventato i ministri di Berlusconi all'ordine del giorno, difendevano gli indagati, eccetera, ma. Qui si parlava di governi seri, di governi veri, non governi tanto per fare. Quindi, Salvini, questo Siri, è stato indagato per corruzione, il ministro dell'Interno che l'ha difesa a spada tratta e lì i 5 Stelle hanno sbagliato, avrebbero dovuto far cadere loro lì il governo. Sarebbe dovuto apparire Di Maio in TV, fare un comunicato stampa o una conferenza stampa e dire signori. Il Movimento 5 Stelle fino a oggi ha mantenuto l'impegno del contratto di governo stipulato con la Lega, eccetera, eccetera, ma non siamo più disposti ad andare avanti con un ministro dell'Interno che difende a spada tratta un indagato per corruzione. Per noi l'onestà e, diciamo, la coerenza valgono più delle poltrone. Per noi questa esperienza di governo è finita. I 5 Stelle avrebbero fatto un figurone. La Lega avrebbe perso moltissimi consensi alla vigilia delle elezioni europee e non avrebbe di certo raggiunto il risultato che poi ha raggiunto e Salvini sarebbe rimasto isolato. Non l'hanno fatto, è stato un errore di strategia dei 5 Stelle, vabbè, si può sbagliare. 5 Stelle hanno sbagliato per eccesso di coerenza, per eccesso di onestà. Pensavano davvero che Salvini avrebbe mantenuto la parola fino in fondo, ma insomma, come vi ho detto prima, ci sono certi interessi ai quali non si può dire di no. E adesso si è riproposto giustamente Salvini, ha richiamato i
Forza Italia e Fratelli d'Italia, ricompattiamo il centrodestra, perché vedrai con chi cazzo si doveva alleare. Però non sono sicuro, non sono sicuro che questa mossa gli sia andata proprio a buon fine. Sono convinto che se dovessimo andare a votare nei tempi prestabiliti dalla Costituzione, insomma, ci sono dei tempi istituzionali tecnici, non è che si sbaracca così da un giorno all'altro come pensa Salvini, che poi non conosce neanche, cioè lui non ha letto neanche il regolamento del Ministero dell'Interno, che vieta espressamente al ministro comportamenti che potrebbero ledere il decoro non solo del ministero, ma anche dello Stato. Guardate voi Salvini al papete, sembrava un ragazzetto di 30 anni in mezzo alle fie, quel mojito. Proprio un imbecille. Cioè, chi lo sostiene si deve rendere ben conto che sta sostenendo un imbecille, perché altro non è Salvini, ma non imbecille come persona, come comportamenti. E non faccio i nomi di alcuni amici e amiche per non metterli in imbarazzo, però tutti questi amici e amiche che fino a ieri erano di sinistra, tra virgolette, e oggi si ritrovano a sostenere Salvini, per conto mio farebbero più bella figura a stare zitti e a non farlo sapere in giro, perché potete fingere con gli altri, ma con me che vi conosco, la storia non attacca. A me chi va dietro alla politica per bandiera? Cioè, come quando tira il vento, no? Il vento va dove va, la bandiera va dove va il vento. E voi siete uguali. Sostenete Salvini senza neanche sapere perché. Comunque, vabbè, lasciamo stare. Lasciamo perdere Salvini. Torniamo alle cose tragiche. Si diceva a Cosa Nostra. Fino a quando in Italia non ci sarà un governo, e il governo Conte era un buon inizio, voglio dire da cittadino che Giuseppe Conte, come premier, per me, è il miglior Presidente del Consiglio che questo paese abbia mai avuto dal 1994 a oggi. Chiusa parentesi. Il governo Conte era un buon inizio per fare questo, ma fino a che l'Italia non avrà un governo, uno Stato che prenderà seriamente di petto la mafia e le organizzazioni criminali in generale, l'evasione fiscale e approverà norme ancora più rigide, secondo me, di quelle che sono state approvate nella legge spazzacorrotti, questo paese potrà avere 1.000 governi, potrà avere 1.000 premier, potrà avere tutto quel cazzo che volete, non ce la farà mai a risollevarsi, è normale. Quale paese del mondo ha lasciato in mano alla criminalità organizzata mezza nazione? Nessuno. Noi abbiamo tre regioni d'Italia sicuramente in mano alla criminalità organizzata, ma non è che si sono fermate lì. La criminalità organizzata poi si è evoluta. Adesso i mafiosi sparano più poco, adesso i mafiosi sono laureati, sono capitani d'industria, sono persone che hanno preso i master in America, insomma, è una cosa ben più complessa e per arginare un fenomeno complesso ci vogliono indagini complesse e persone capaci. Tutto lì. Questo è il male del nostro paese. Poi potremmo avere 1.000 governi Conte che, ripeto, mi piace da morire, come persona e anche come ha fatto il Premier sino ad oggi e come continua a farlo, perché il governo è ancora in piedi, non è che l'ha detto Salvini e è caduto. Però non si riuscirà mai, vi dico mai e vi ripeto ancora, mai ad andare da nessuna parte se non si risolvono questi problemi. Adesso Salvini ha richiesto a Godfather, giustamente, vi ripeto, con chi si doveva alleare, di ripresentarsi insieme, ma dicevo anche l'esito del voto non è poi così scontato, perché questa mozzaccia che ha fatto Salvini di far cadere il governo così sulla base delle cazzate non è piaciuta agli italiani dal nord a sud, ve lo posso garantire. Quindi l'esito delle elezioni che io stesso davo per scontato e mi auguravo che Salvini vincesse a mani basse, così in modo da far redimere tutti quelli che ce l'avevano col 5 Stelle e col governo Conte, che ad un governo che può sembrare brutto, ne può susseguirsi un altro che è ancora peggio, ma molto peggio, perché se Salvini dovesse essere premier non voglio neanche immaginare. Mi auguro che non sia così, mi auguro che gli italiani rialzino un po' la testa, ma rammentatevi sempre quello che vi ho detto. Se non si sconfiggono queste piaghe sociali, mafia, corruzione, evasione fiscale, ha voglia a governi, ha voglia a Salvini, ha voglia a Di Maio, ha voglia a Conte. Il paese resterà sempre quello che è, fermo. Ma vi sembra un caso che noi,
come Italia, siamo gli unici a non avere. Questi parlano del treno alta velocità, del TAV. Ma mi sembra normale che alle soglie del 2020 una regione come la Sicilia non abbia collegamenti ferroviari sufficienti agli abitanti per potersi spostare? Ma vi sembra normale a voi? Ma vi sembra normale che in un paese dove la disoccupazione dicono che sia leggermente migliorata, ma ci credo poco, dilaga, non si ritorni a lavorare la canapa, quando in molti altri paesi del mondo la canapa, la marijuana vengono impiegati per scopi terapeutici, per scopi lavorativi e per scopi di svago? Ci sono i coffee shop, se uno può fumare, se uno se la può fumare, che è l'ultima cosa da fare con la canapa, uno se la può anche fumare, va in un coffee shop, si consuma le sue due cannette, una birra e esce. C'è niente di strano, non c'è niente di male. Noi tolleriamo i preti pedofili e la pedofilia intrinseca nel Vaticano, e però poi vediamo la marijuana come un mostro. Cioè, siamo impazziti anche noi, mi sembra. Siamo impazziti anche noi. Quindi aspettiamo gli sviluppi, vediamo che ne esce. Sono convinto io che se il popolo italiano resterà unito con il governo Conte, Salvini alle prossime elezioni ci ripenserà bene prima di rifare questi exploit, perché vi ripeto, non è così scontato che possa arrivare a prendere la maggioranza assoluta, me lo auguro come cittadino, però se poi dovesse succedere, vi dico, sai che a voi che criticavate 5 Stelle, tiè, beccatevi il governo Salvini, Meloni, Berlusconi e divertitevi. Buone vacanze di nuovo, arrivederci a tutti. Come si spenge sto coso? Mi scordo sempre. Ciao!